Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella clausura, in questo luogo, in questo angolo, proprio sulla finestra che affaccia direttamente sul piazzale di Santa Maria delle Grazie. Oggi qui per raccontarvi un episodio che ci scrive Padre Alberto D'Apolito, confratello di Padre Pio, riferendosi ad un viaggio che lui fece di predicazione in Sicilia, a Ragusa, nel 1975. Era sera e al termine dell'incontro mi pregarono di andare a fare visita in particolar modo a delle donne che facevano parte sicuramente del gruppo malate di cancro nell'ospedale civile. E numerose erano le richieste anche dagli altri pazienti che mi chiedevano con le lacrime agli occhi, ecco, preghiere. Io cercai di riasserenarle, scrive padre Alberto, esortandole ad avere grande fede nel Signore, nell'intercessione della Madonna. Mi avvicinai a loro una dopo l'altra, donando a ciascuna l'immaginetta di padre Pio e raccomandando di affidarsi alle sue preghiere. Mi colpì, scrive padre Alberto, la serenità di una donna, Adelina, che era affetta da cirrosi epatica ed era molto grave. La chiamai, lei aprì gli occhi, mi guardò e disse: un padre cappuccino qui, grazie. Grazie Gesù di avermi mandato questo tuo ministro, disse Adelina a padre Alberto. Un filo di voce che riuscì a raccontare il suo rapporto con padre Pio, di essere sua figlia spirituale, più volte la gioia di confessarsi con lui. Alla scuola di padre Pio Adelina imparò a valorizzare la sofferenza. Ogni giorno Adelina si offriva vittima per la salvezza delle anime, non desiderava nulla se non l'incontro finale con Cristo, ecco, racconta padre Alberto da questo suo colloquio con Adelina. E mentre stavo proprio per uscire dall'ospedale fui raggiunto da una suora. Mi pregò di andare nel reparto degli uomini per convincere un moribondo a ricevere dei sacramenti, rifiutati più volte con rabbia. Risposi che la mia visita sarebbe stata inutile, controproducente, perché impreparata, era necessario veramente un miracolo. E a quel punto io pensai ad Adelina. Ecco, le sue sofferenze, le sue preghiere avrebbero potuto ottenere la grazia della conversione, del perdono. Allora ritornai presso il letto di Adelina, la richiamai e le chiesi: Adelina, sono tornato per chiederti un favore da me, ma io sono immobile su questo letto. Sì, soltanto tu puoi farlo. Si tratta di salvare un peccatore che ha rifiutato i sacramenti, è disperato. Offri al Signore le tue sofferenze, con certezza tu salverai questa povera anima. Sì, padre, io offro volentieri la mia sofferenza, la mia vita. Grazie, Adelina, rispose padre Alberto. Hai salvato un'anima. Padre Pio, il tuo maestro, è contento di te. Poi mi salutò con un dolce sguardo e nella notte l'infermo, con piena lucidità, chiese al sacerdote di ricevere i conforti religiosi. Si spense subito dopo nel perdono di Dio. Molte altre anime, figlie spirituali di padre Pio, sparse in Italia e in tutto il mondo, attendono nella loro sofferenza questo supremo olocausto della loro vita, racconta padre Alberto. E negli ultimi tempi della sua esistenza terrena, vedendo padre Pio, un penitente, accompagnato sulla sedia a rotelle al confessionale, disse: padre, perché tanto lavoro e tanta sofferenza? E padre Pio rispose: per lasciare una grande eredità ai miei figli. Padre Pio, con Redentore e Vittima, con Cristo, ha lanciato al mondo gaudente il messaggio della sofferenza, un messaggio che è estremamente attuale anche oggi per tutti i devoti di padre Pio.